sono Riccardo Bubbio e lavoro all'Intesa San Paolo e mi occupo di formazione. Oggi sono qua a Skillab per la partenza del programma formativo per una crescita delle piccole e medie imprese, un programma a supporto delle aziende piccole del territorio piemontese che vogliano poi in futuro partecipare al programma Elite e che quindi aspirino poi alla quotazione di borsa. Ma principalmente il focus dell'iniziativa formativa è appunto il tema delle competenze per la crescita dell'azienda, indipendentemente poi da quello che potrà diventare l'assetto giuridico successivo. Ma perché una banca dovrebbe occuparsi di competenze? Beh, perché una ricerca fatta anche insieme agli amici di Confindustria Nazionale ha evidenziato proprio che le aziende che anche in questo periodo di crisi sono riuscite a aumentare la loro quota di fatturato o perlomeno non perdere quota di mercato, erano le aziende che più avevano investito nelle competenze, particolarmente in quelle competenze strutturate in un modello AT, come detto in gergo, quindi con una parte di skill relazionali e comportamentali e di flessibilità e di adattabilità al cambiamento e una parte invece di verticale di skill molto profondi nella conoscenza. Per cui a questo punto ed è chiaro che la crescita delle piccole e medie aziende del paese passa per una crescita delle imprese aziendali e tutti gli attori, tutti gli stakeholder di questo processo, banche, aziende, imprese, istituzioni pubbliche, tutti insieme dobbiamo lavorare per aumentare le competenze delle aziende italiane se vogliamo in realtà che il prodotto interno lordo finalmente superi questa barriera dell'1% che sembra ormai uno scoglio irraggiungibile.